settore, perché sì, anche se io sono una docente dell'Università di Macerata, ma la mia affiliazione principale è quella alla Biblioteca Storico Francescana di Piceno di Falconara Marittima, e quindi per me è il mio direttore. Tantissime pubblicazioni, tantissimi gli studi, approfondisce la sua ricerca soprattutto sulla teologia e la storia medievale francescana e sul movimento dell'osservanza e la figura di Giacomo della Marca. Grazie. Tu hai bisogno di... Sì. Poi guardiamo se Paolo volesse rimandare in qualche altro posto, perché ha detto ci vediamo tutti i giorni a Monte Brandone, come per dire. Per me è un confessore enormissimo. È giusto. No, ringrazio Francesca per le buonissime, buonissima presentazione. No, sono io che devo veramente ringraziare la presenza di una super equipe lì a Falconara, proprio Francesca, Monica Bocchetti, che non è potuto venire oggi, anche tanti altri collaboratori e collaboratrici soprattutto. Allora, le relazioni sono state bellissime. Allora, anche io vorrei un pochettino rendere agevole questo momento, no? Quindi proprio per scambiarci delle informazioni, delle notizie che magari possiamo non conoscere e che ci possono anche incuriosire. Ecco, dovrò muovere molto il computer. Allora, chi era San Giacomo della Marca, no? Abbiamo parlato di questo codice all'Antoniano, abbiamo parlato dell'ufficio di Stimmate. Pensate, sempre nel codice Vaticano Latino 77-80, che era presente qui a Monte Brandone, dopo purtroppo con la asportazione dei codici si è ritrovato, ecco, potremmo dire anche che si è salvato nella Vaticana, Giacomo scrive di suo pugno un'annotazione, potremmo dire come noi nei nostri diari, no? Facciamo una sorta a volte di piccola sintesi, no? Che cosa ho fatto, cosa vorrei fare, eccetera. Qui pensate, annota proprio in una estrema sintesi chi è. Pensate, io sono Giacomo da Monte Brandone, la nostra cittadina dove oggi ci troviamo, dell'ordine dei minori, ecco, di età vicintiruorum annorum, quindi di 22 anni, e nel nome del Signore sono entrato, quindi ho fatto l'ingresso, nell'ordine di San Francesco, in un mese estivo, quindi di luglio 1416. La professione, ecco, l'abbiamo datata al 1417, io e il professor Filippo Serra. Ho iniziato a predicare, pensate, quando fa la prima predica San Giacomo? Nella festa di Sant'Antonio, che è stato il primo maestro francescano alla scuola di Bologna. Quando noi ricordiamo la scuola francescana e i teologi, ricordiamo Antonio come il primo dottore, il primo maestro. Pensate che Antonio ha ricevuto anche un biglietto di San Francesco in cui Francesco diceva al mio vescovo frate Antonio, no? Io ti permetto, faccio una sintesi, ti permetto, ti do il permesso di insegnare la Sacra Teologia purché tu non estingua lo spirito di orazione e devozione. Quindi qual era l'idea di Francesco dello studio? Diventare un topo da biblioteca, stare sempre lì? No, cioè prepararsi, studiare, però senza estinguere lo spirito della preghiera, quindi della devozione, quindi dell'amore, eccetera. Quindi molto interessante questo. Ecco, e Giacomo dice, ho iniziato a predicare a Firenze, quindi la festa di Sant'Antonio a Firenze, San Salvatore, quella bellissima chiesa a Firenze, quindi andatela a vedere, e ho lasciato la predicazione, quindi ho iniziato, e ho lasciato in un giorno non a caso, nella festa di San Bernardino. Chi era San Bernardino? Era il grande maestro di Giacomo, colui che l'ha accompagnato, e pensate, in un sermone è già scritto che gli ha insegnato proprio a predicare. C'è scritto come emettere la voce. Immaginate, no? Quella volta non c'erano i microfoni, i messaggini, gli amplificatori, no? Immaginate che voi siete in una piazza, la chiesa non riesce a contenere tutta la folla che è venuta per ascoltare la predica, e questi predicatori dovranno andare nella piazza.
Ecco, non la piazzetta nostra perché è piccolina. Immaginate Firenze, Campo dei Fiori a Siena, insomma, queste piazze gigantesche. E tu per farti sentire dovevi anche essere un po' pratico di quello che i cantanti chiamano il diaframma, cioè come utilizzare la voce, perché altrimenti se dopo mezz'ora tu canti e non utilizzi il diaframma, un cantante sa bene che dopo, ecco, che dopo perde la voce come me. Ecco. Quindi pensate, ho lasciato l'applicazione della festa di San Bernardino nel mese di maggio 1467, ecco scritto con la mia mano, avendo l'età di 75 anni, e da questo si può risalire un pochino anche all'età di nascita. Quindi chi è San Giacomo? È un predicatore, essenzialmente nasce come predicatore, smette a predicare in quella data e fino alla fine dei suoi giorni il Papa poi lo manderà a Napoli e continuerà ancora a predicare. Non è vero che ha lasciato la predicare nel 67, ma ha continuato anche proprio fino alla fine dei giorni. Eccoci. Ecco, qui è questa pagina più grande, dove è bello vedere che nei manoscritti troviamo un po' di tutto, come uno zibaldone. Qui c'è un rimedio per la lacrimazione degli occhi, bellissimo. Chi studia manoscritti sa che puoi incontrare di tutto e di più, tra cui anche alcune piccole ricette mediche, potremmo dire. I medievali avevano bisogno anche di cure, tra cui Giacomo dice c'è il rimedio per gli occhi che lacrimano, e in un'altra pagina, pensate, parla della gotta, che era un problema di cui ha sofferto anche San Giacomo. È stato fatto un esame di cognizione del corpo nel, padre Marco mi aiuta, 2001-2002 forse, non mi ricordo mai, dopo. Ok, e è interessante anche vedere un pochettino gli esami scientifici che hanno confermato che Giacomo è stato un grande camminatore. In pratica aveva tutte le cartilagini pressoché scomparse, eccetera, quindi è stato un uomo che ha camminato tantissimo e aveva anche, soffriva di calcoli renali, quindi per cui è andato anche a Loreto per farsi togliere questo male grandissimo. Come ce l'ho anch'io, no? Quindi non è che stare a Monte Grandone, no? C'è questo effetto, però... diventi santo pure tu. Vedete, questo è il libro che è contenuto, ecco, per fortuna potremmo dire noi, qui a Monte Grandone nel Museo Civico. C'è sempre un nome, M46 bis. M è stato dato da uno studioso francescano per ricordare il nome Monte Grandone. 46 disse, questo è un sermonario, è chiamato libro di lavoro perché i predicatori quando andavano dal pulpito a pronunciare i sermoni avevano bisogno di un canovaccio, cioè avevano bisogno di uno schermo, come faremo noi oggi. Solo che i libri di lavoro non sono la scrittura finale di un sermone, ma ci fanno capire che Giacomo è intervenuto in un sermone più e più volte. Pensate di un tema, per esempio, lui ha 3-4 versioni, cioè ritorna, appunta, corregge, amplifica, cancella. Era molto meticoloso e notiamo la sua scrittura che interviene, corregge. Scusa la domanda, ma questo perché per non rifare sempre la stessa predica o perché proprio lui era così puntuale e preciso? Questo sicuramente non ripeteva la stessa predica, questo è proprio sicuro, stagione. Questo perché era un frate che raccoglieva tantissimo materiale, quindi leggeva, raccoglieva, e un sermone lui era così attento che a volte lo perfezionava, no? Però in questi libri di lavoro potremmo dire abbiamo la brutta copia, quella che noi la chiamiamo così oggi. La versione finale ce l'avremo in due testi. Uno ce l'ha fatto vedere il dottor Nocco, che è il Quaresimale. Un altro è il Domenicale, che è l'unico testo che è stato edito in latino finora, negli anni 70. Ecco, pensate, Giacomo era un bibliofilo, un appassionato di libri, ne aveva raccolti circa 200 qui a Monte Grandone. E vedete sotto c'è scritto Tabula Librorum Librarie Loci Sante Maria de Grazia Iusta Oppidum Montis Brandoni. Insomma, è la tavola dei libri, è l'elenco dei libri che San Giacomo aveva raccolto.
Quindi era così preciso che ha elencato tutti i testi della sua libreria. Noi a casa abbiamo una libreria, ecco, magari non ci ricordiamo nemmeno il libro che abbiamo comprato, così, e Giacomo ha indicato tutti i codici, per esempio questa è una numerazione in ordine alfabetico, perché un codice poteva costare tantissimo. Quanto costava un codice? Quanto costava? Pensate, c'era il lavoro della pergamena, prendere la pecora, togliere la pelle, fare tutta la levigazione, il procedimento, togliere i peli, insomma, per dirla breve, a volte un codice poteva costare più di una macchina o più di una casa. Quindi erano veramente, potremmo dire, degli oggetti preziosissimi. San Giacomo ovviamente non li prende per sé, ma qui costituirà una biblioteca, ok? Ecco, qui ci sono tanti nomi, autori latini, Lattanzio, eccetera, Dante, Alighieri, c'era Plinio, poi vi racconterò una storia finale con Plinio. Ecco, andiamo avanti, eccoci, andiamo avanti. Qui vedete l'immagine bellissima di un codice di Giacomo, che è la leggenda Maior. È l'unico codice dove abbiamo l'immagine delle stimmate per quanto riguarda i codici di Monte Brandoni. È interessante perché si vede sopra il serafino. Vedete che c'è Francesco, ecco, un ingrandimento. Poi, se andiamo avanti, esatto, vedete che ci sono le mani con il segno dei chiodi. E poi se andiamo avanti si vede, ecco, questo... In pratica il serafino e Gesù non si capisce bene in questa miniatura. Però vedete, è l'unica immagine che ci fa comprendere che, ecco, che a Monte Brandone c'era anche una sorta di... la Siliquini che ha studiato le immagini di San Giacomo dice che nelle Marche c'erano dei miniatori e a seconda della miniatura si può risalire a dove è stato preparato, confezionato il codice, eccetera. Ecco, andiamo avanti. In questa tavola possiamo vedere il nostro sermone sulle stigmate. Eccoci qua, si vede sulla sinistra. De stigmatibus, vedete che bella scrittura? Non è di San Giacomo. Ecco, quando c'è una bella scrittura non è di San Giacomo. Purtroppo in questi anni, no, purtroppo è stato un onore, un privilegio studiare i suoi codici, ma nello stesso tempo la sua scrittura è un po' faticosina, ecco, nel senso... Quello, gli occhi che lacrimano, lascia esatto. La ricetta, perché esatto. È vero, anche quelle cose. Quindi c'è un'attestazione proprio di un sermone sulle stigmate. Ecco, questo è l'inizio del sermone. Vedete che c'è anche uno spazio vuoto all'inizio, se uno ci fa caso, no? Sull'angolo a sinistra in alto, la parola sarebbe qui, però vedete, in pratica manca la Q, cioè ci fa capire che il testo non è stato terminato. Quando c'erano i miniatori significa che eravamo all'ultima fase più o meno. Ecco qui evidentemente un libro personale, un libro di lavoro, è un taccuino e manca la cosiddetta iniziale miniata. Ecco, se giriamo vedete quante pagine sono, non sono tantissime. Eccoci. Quelle noticine ai lati, vedete che nella carta si vedono delle correzioni, delle aggiunte. Quella è la mano proprio di Giacomo che è intervenuta in questo sermone. Poi farò un ingrandimento perché sarà importante capire che cosa fa lui. Ecco, che cosa ho scoperto leggendo un pochino, studiando questo sermone? Giacattucci diceva che ha un gemello, cioè c'è un altro sermone che si trova in un posto non proprio vicino, ovvero Sidre, nella Library University. Ecco, chi studia i sermoni sa che fanno dei giri incredibili, quindi sono più itineranti dei viaggiatori stessi. A volte il codice di un frate, di un santo, eccetera, nato magari in Italia, lo trovi a Washington, lo trovi in Irlanda, insomma, così. Ecco, Giacomo, per quanto riguarda, no, i suoi sermoni, abbiamo trovato che proprio un sermone sulle stigmate si trova a Sydney. Ecco, che cosa è successo? Adesso non entro nel dettaglio,
No, vi faccio notare una cosa. Sermo, frades, Jacobi, de macchia. Ecco, quindi è proprio il sermone di Giacomo della Macchia. De sardis stigmaticus, santi, francisci. Quindi il sermone di frate Giacomo della Macchia sulle sacre stigmate di San Francesco. Quid, vedete che qui c'è la Q, qui c'è. Quid sunt iste place, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo una versione che possiamo trovare. Andiamo avanti, eccoci. Abbiamo una versione che possiamo trovare, abbiamo detto, qui in Australia. E facendo una piccola ricerca si vede una cosa interessante. Nell'indice di questo testo in Australia, che cosa vediamo? Che c'è una lista di sermoni di San Bernardino da Siena. C'è proprio scritto. Poi alla fine di questo elenco di sermoni c'è una tavola più piccolina, una lista più piccolina, dove ai lati si può vedere che è stato segnato che due sermoni sunt de frate Jacopo. Mi alzo anch'io, tanto mi sentite, no? Francesca. È questa la slide? Sì, sì, è questa, pensate. Nella lista più grande c'era l'elenco dei sermoni di San Bernardino da Siena. Poi andando a vedere su questo codice, che cosa vediamo? Che uno scriba, cioè una mano, si diceva le manus salutrices, le mani che aiutavano a scrivere, che cosa fa? Mette una piccola annotazione, sunt de frate Jacopo. Quindi i sermoni di Giacomo non sono soltanto uno, non è soltanto sulle stimate, ma anche il De Pace. Quindi questa è una scoperta, cioè abbiamo trovato che questo manoscritto contiene due sermoni di San Giacomo, non soltanto uno. Sempre quello visibile. Sempre lo stesso, qui si vede, ecco, De Pace e De Stigmaticus. Andiamo un pochino avanti. Ecco, questo che ci fa capire. Abbiamo ritrovato in un viaggio a Cherso un altro sermone di Giacomo. Abbiamo ritrovato a Praga dei sermoni di San Giacomo. Che cosa ci fa capire questa cosa? Che i testi circolavano. Quindi che evidentemente c'erano dei copisti che, a seconda del tema che poteva interessare più o meno, iniziavano a ricopiare. Ora non posso parlare del sermone di Sydney perché anche delle particolarità non è proprio lo stesso. Perché chi scrive cambia qualcosina, fa delle aggiunte. Però la cosa interessantissima è come oggi, no? Ah, mi piace molto quella predica, la voglio registrare e la faccio girare tramite WhatsApp, no? Senti che cosa ha detto, no, questo predicatore, ok. Quella volta che facevano? Ricopiavano, pensate, ricopiare un intero sermonario occorreva utilizzare mesi, mesi, mesi. A volte si copiavano delle singole prediche, come il caso di San Giacomo. Questa è una cosa da approfondire molto, perché ci fa capire. Se troviamo a Cherso, a Praga, a Sydney, dei sermoni che provengono dai suoi tacchini, ecco, questo ci pone una domanda: chi ha copiato, chi ha ascoltato, con chi è venuto in contatto, insomma, lo storico inizia a lavorare. Ora andiamo, grazie. Monte Brandone, arriviamo al nostro sermone, eccoci. Allora, questo codice si trova in M42, abbiamo detto, che è una specie di, come dicevo, un taccuino dove lavoravano tantissimi copisti. Il grande Adriano Gattucci, che è stato un nostro frate, ha riconosciuto 14 mani diverse, pensate, ciascuno di noi ha una grafia, una calligrafia, quindi se tu vai a leggere, ah, ma questo l'ha scritto Giovanni, questo l'ha scritto Marco, allora pensate, in quei codici si possono riconoscere 14 collaboratori. Cosa significa? Che qui a Monte Brandone c'era una sorta di scrittorio, ovvero Giacomo dettava e c'erano dei frati che nei tavolini, o calamaio, non potremmo dire noi oggi, no? Iniziavano proprio a ricopiare, scrivere, eccetera. Un nome lo sappiamo, il Beato Pietro da Mogliano. Sappiamo che il Beato Pietro è stato per alcuni anni proprio uno, potremmo dire, dei copisti, dei collaboratori. Ok, interessante che in questi testi si potrebbe dire tanto, come
come dicevo prima, ci sono state delle aggiunte e le correzioni, diciamo. Che cosa dice questo sermone? Oh, finalmente, riprende il grande Bartolomeo da Pisa. Bartolomeo da Pisa era un francescano che nel 300 scrive un testo molto piccolo, così? Quindi pensate, due volumoni, si chiama il De Conformitate, cioè sulla conformità di Cristo, di Francesco a Cristo, di Cristo a Francesco, così. Pensate che questo volume era un bestseller del 300, dove questo frate Bartolomeo ha cercato di, come diceva prima Filippo Serra, ha cercato di ritrovare tutte le possibili analogie tra Cristo e Francesco. Per esempio, Cristo ha fatto il digiuno di 40, Francesco ha fatto il digiuno, esatto. Per esempio, Cristo è stato casto, Francesco è stato castissimo. Poi capite, la cosa curiosa è che esalta Francesco, addirittura a volte quasi più dello stesso Signore, come per dire, Francesco è stato un perfetto imitatore e quasi quasi in alcune cose, cioè non lo dice, però fa una sottolineatura che per noi, no, ci fa un po' restare senza parole, no? Come se Francesco avesse addirittura superato il maestro, no? Però è una cosa interessantissima, pensate che questo libro è stato letto, studiato dai frati, ricopiato, e anche Giacomo che fa? Legge e prende appunti, riprende dei pezzi, tra cui riprende anche questo schema. Che cosa era la stigmatizzazione? Rende l'uomo simile a Dio, cioè le stigmate di Francesco l'hanno reso simile a chi? Al Salvatore, al Signore. Le stimmate di Francesco sono il rinnovamento e sono interessanti il vessillo della redenzione. Il vessillo è la bandiera. Francesco nelle fonti viene raffigurato, viene narrato, no? Raccontato spesso come un banditore. Sapete che nel Medioevo c'erano queste figure, no? Particolari che dovevano portare i messaggi del re. Porta la bandiera del suo re. È un segno che fa capire che appartiene a Cristo. Sono le effigie, ovvero le immagini della bontà di Dio. È il vessillifero. Attenzione, il cancellarius, il tesorario, bello questo. Cioè, sono immagini di cancelleria. Quindi è colui, immaginate, il tesorario sembra quello che sta in ufficio, no? Cioè, è colui che veramente è stata l'espressione più intima di ciò che il Signore ha fatto. Poi le stimmate sono una promessa solenne, pensate che bello il termine, sono un anello per ottenere la gloria, è come quando c'è il segno matrimoniale, no? Che è un segno, come se Cristo stesso avesse donato un anello a Francesco, cioè tu finalmente otterrai la gloria del paradiso. E infine, ovviamente, rappresenta la bontà di Dio, la redenzione umana. Ma se Francesco ha ricevuto le stimmate, che significava per tutti gli altri? Che tutti potevano salvarsi. Questo era il bel messaggio. Cioè, se Francesco, che dice frate Masseo a Francesco, ma come mai tutto il mondo a te viene dietro? Non sei colto, non sei bello, non sei altro, non sei intelligente. C'è proprio nelle fonti questo passaggio, no? Masseo era palestrato, insomma, raccontano le fonti che era alto, era appariscente, era un bell'uomo, no? Francesco ci racconta Tommaso la sera Cialano che era un po' piccolino, un po' mingherlino, col naso un po', ecco, non proprio esatto, perfetto, aveva questa voce molto sottile. E Massimo gli dice, ma perché il mondo viene dietro a te? Perché? Perché? E Francesco dice, perché il Signore non ha trovato un peccatore più grande di me. Ovviamente utilizza l'umiltà, no? Ecco, andiamo un pochino avanti. Ok, allora, solo due particolarità, un po' per concludere e anche per così far nascere un po' di curiosità. Pensate, in questo sermone ci sono vari punti. Nel primo miracolo si parla della meraviglia del segno delle stimmate. E che cosa dice San Giacomo? Queste sono delle annotazioni che San Giacomo non copia, ma proprio sono frutto della sua riflessione. Lui dice, Paolo è asceso in cielo per parlare con Cristo, San Paolo è asceso, no? Lui parla che ha avuto questo momento mistico. E cosa dice invece di Francesco e Cristo?
Invece, per quanto riguarda Francesco, è Cristo che è disceso da lui. Quindi che cosa significa questa sottolineatura? Per San Paolo è lui che è dovuto salire verso il Signore. Invece, per quanto riguarda Francesco, è Cristo stesso che è sceso verso di lui. Per dire che il Signore ha scelto Francesco ed è lui che l'ha voluto incontrare, quindi si è abbassato. Ok? E poi, un pochino prima, eccoci, la seconda cosa, questa è un po' ardita, no? Pensate, la conservazione dei chiodi. Cosa dice San Giacomo? Che nel sepolcro, in pratica, ci sono stati per 3 giorni i chiodi, quindi Cristo ha conservato, come dire, il segno dei chiodi. Francesco invece ha mantenuto per 2 anni le stimmate senza la corruzione dei chiodi nella sua carne. In pratica il Signore nel giorno della morte ha avuto i chiodi, poi sono stati tolti, poi c'è stato il segno dei chiodi. E Francesco addirittura li ha conservati per 2 anni, per dire che, ecco, li ha conservati più tempo che il Cristo stesso. Vedete? Sono delle cose che ci fanno un po' sorridere magari anche a noi. Però per quel tempo rappresentavano dei punti teologici importanti per far capire la grandezza della stigmatizzazione. Ok? Poi ecco, nel quarto miracolo c'è un pezzo che scrive San Giacomo. L'ho lasciato così, ma adesso lo traduco perché è bellissimo. È la parte più bella, dove c'è una specie di drammatizzazione tra il Signore che si avvicina a Francesco e Francesco, quasi per paura, quasi per timore, quasi che timore di non voler provare dolore, quasi si allontana. È molto bello perché i predicatori dal pulpito che cosa facevano? Drammatizzavano, facevano dei dialoghi, volevano attirare l'attenzione. Anche perché una predica quanto durava nel Medioevo? Quanto durava? 2 ore. Papa Francesco ha detto 7 minuti. Ecco, noi ce lo ricordiamo, no? Pensate, quanto durava nel Medioevo una predica? Ma prima sì. Si predicava la mattina e la sera, 3, 4, 5 ore. E se facevano una quaresima? Per 40 giorni, la mattina, a volte anche il pomeriggio, ascoltava il predicatore. Ecco, quindi se ascoltate più di 7 minuti adesso non vi rammetterete più. Quindi pensate, erano dei cicli importantissimi, anche molto densi. Questo è un passo che a me anche commuove personalmente, un passo bellissimo, dove si dice che il Cristo, il Serafino, no? Immaginate questo Serafino ardente, rosso, di colore rosso, perché per l'apparizione francescana i Serafini muovono il cuore, l'affetto. Per i domenicani, i cherubini muovono l'azione dell'intelletto. Quindi la raffigurazione del Serafino è stata sempre quella del colore rosso, perché muove l'amore, l'affetto, la devozione. E il padre serafico viene chiamato Francesco, cioè colui che ha incontrato il Serafino. Pensate che il Serafino discende per l'aria e Francesco, per riverenza, che cosa fa? Quasi si allontana per dire no, io non sono degno, non intuisce che sta per succedere qualcosa di grande e lui dice no, Signore, io non sono degno. Poi che dice Gesù? Dammi la tua destra, la mano destra. È bello perché in questo dramma siamo un po' a teatro, pensate, dal pulpito il Cristo dice a Francesco dammi la mano destra perché nella tua mano inizierò a mettere la prima bolla, il primo segno. E Francesco che risponde? Francesco, oh amoroso Cristo, Gesù, Dio, aiutami, perché deficio, perché non ce la faccio, cioè muoio. Non riesco a sostenere un tale amore o un tale dolore, io non ce la faccio, aiutami tu. Secondo, nella mano sinistra, dice Gesù, non temere Francesco. Quindi il Serafino si avvicina ancora, dice non temere, dammi l'altra mano. E Francesco risponde, oh benigno Signore mio, non mi abbandonare perché muoio dal dolore. Pensate che bello, no? Quindi tu che cosa fai? Quando senti queste parole la prima cosa che fai è immaginarti la scena.
Il Serafino si avvicina, Francesco che si allontana, inizia a dare la prima mano, la seconda mano e poi tutto il resto. Terzo, in pedibus, ovvero nei piedi. E Francesco, oh dolce speranza mia, ecco, il corpo mio sta per morire, cioè si perde forza, perde vigore. Quarto, alla fine, qual è la quinta piaga? Quarto perché è il punto quarto, ma qual è la quinta piaga che riceve Gesù? L'ultima? Quindi la lancia che lo trafigge, e uscirà sangue ed acqua. Sono stato a Padova la settimana scorsa per parlare del sangue di Cristo, che è stato un dibattito tra francescani e domenicani, dove sempre, un po' Milan-Inter, no? Così. Quindi San Giacomo ha scritto quest'opera importante, e veramente sulle sanguine, e abbiamo visto un po' cosa significava nel 400, eccetera. Ecco qui che è l'ultima ferita nel costato, e alla fine che cosa dice Francesco? O Signore mio, io non ce la faccio più, quindi sto, mi abbandono, sto per morire, non ce la faccio. E così alla fine è tutto trasformato, si abbandonò, reliquit, cioè riposa in pace, lo diciamo anche noi, alla fine, pensate che bella, alla fine si riposa nelle braccia del suo Signore, pensate che bella questa frase. Alla fine Francesco, dopo che ha ricevuto tutti i segni, per Giacomo che fa? Ha il momento mistico del riposo. I mistici vivono queste fasi, ovvero all'inizio il timore, poi c'è l'amore, il dolore e poi c'è il riposo estatico. Veramente, dopo che è stata vissuta quell'esperienza, sembra quasi che le membra si rilassino, si riposino. Quindi è bellissimo, questo è proprio scritto da San Giacomo, con la sua scrittura bellissima, quindi ai margini del manoscritto, no? Quindi interessantissimo. Concludiamo, ecco, poi ci sono annotazioni liturgiche, ecco, ci vorrebbe troppo tempo, però ho sottolineato tutte le aggiunte di San Giacomo, che in pratica riprende degli inni liturgici, come diceva padre Filippo precedentemente. Insomma, nel manoscritto chi scrive fa un appunto breve, e Giacomo, che è preciso, scrive tutta l'antifona per esteso. Insomma, era molto meticoloso, tant'è vero che era un giurista. Ecco, concludiamo. Qui, ecco, tutta la parte delle aggiunte. Guardate che... Ecco, questa è la scrittura che si legge bene, questa è l'aggiunta di San Giacomo. Ecco, per leggermi, insomma, ci ha voluto un pochettino. Ecco, allora, avanti, così andiamo alla parte proprio finale. Ecco, alla fine, che cosa dice in questo sermone? Ci sono tutti i testimoni che hanno visto le stimmate. Ovviamente, anche nel 400 si cercava di difendere, cioè, oramai... Il fatto delle stimmate era approvato dalle bolle dei papi, quindi su quello non si poteva discutere. Però sapete, i francescani cercavano anche di sottolineare questo prodigio. E che cosa dice San Giacomo? Santa Chiara ha avuto il privilegio di baciare le stimmate quando il corpo di Francesco è stato portato a San Damiano, una volta morto. E San Bonaventura racconta che Gregorio IX, prima di scrivere la bolla, Gregorio IX è stato il Papa che ha canonizzato Francesco, però all'inizio nella bolla di canonizzazione non scrive niente sulle stimmate, perché dice, ma questo fenomeno è un po' particolare, è meglio non esporsi subito, ci voglio capire un po' meglio. Allora che cosa succede? Bonaventura, a distanza di anni, dice che Francesco gli appare in sogno a Gregorio IX e lo rimprovera, e dice, ma com'è che sei così timoroso? Prendi una fialetta e riempila il sangue del mio costato. Il Papa si avvicina, prende una fialetta, la riempie e il giorno dopo scrive la bolla. Quindi dopo questo sogno diventa subito un, come dire, ha superato i suoi timori. Ecco, concludiamo. Ma i codici sono finiti? Questa è bellissima l'immagine, vedete? Era bello vedere un po' proprio l'immagine della stigmatizzazione e Francesco che alza le sue mani, no? Sarebbe veramente da studiarla in modo approfondito. Grazie Francesca.
Qui si vede un pochino meglio forse il rosso. Ecco. Allora, cosa sono questi due codici? Per concludere, per dare qualche notizia di quello che stiamo facendo. Pensate, ma i codici di San Giacomo sono tutti qua? No. Allora, abbiamo da anni cercato di ritrovare qualche codice un po' disperso di cui si erano perse le tracce. Pensate che negli anni 70 è stato venduto a New York da un famosissimo libraio, Krauss, che aveva il manoscritto Wojcic, forse qualcuno ne ha sentito parlare, un manoscritto famosissimo, aveva tre codici di San Giacomo, tra cui la storia di Plinio il Vecchio. Noi, ecco, quest'estate abbiamo avuto modo di andare anche un po' negli Stati Uniti per fare anche un po' una ricerca in questo senso, e guarda caso, ecco, grazie anche all'indicazione del professor Francesco, e abbiamo visto che sono stati venduti all'asta quest'estate. Guarda un po', dopo anni abbiamo ritrovato un pochettino nei vari giri questo codice. Ecco, andiamo avanti. Ecco, queste sono le prime immagini che possiamo avere, che abbiamo ritrovato sul sito. Ecco, abbiamo scoperto una cosa. MSS Philips. Che cosa significa Philips? Vediamo. Ancora. È Sir Thomas Philips. Questo Sir Thomas chi era? Eccolo qua. Era un grande ser nobile inglese che nell'Ottocento aveva raccolto più di 40.000 codici in Inghilterra, pensate. Quindi aveva raccolto di tutto. Il suo nome in quel codice significa una cosa, che evidentemente è stato comprato dai suoi acquirenti, aveva due librai a Londra che lavoravano un po' per lui, e tutti i manoscritti Philips erano quelli raccolti da questo Sir Thomas. Lo ritroviamo venduti poi in New York anni dopo, negli anni 70 del Novecento. Pensate che giri. Eccoci, questo è lo stemma. Mi sono fatto mandare il catalogo dell'asta. E pensate quanto costava nel 1978-76 due volumi di San Giacomo. Quanto costavano quella volta? Ok, il prezzo è giusto, vediamo se. Vediamo che ci indovina. 50.000 dollari. Ecco, 50.000. Chi offre di più? Dell'epoca. Un pochino meno. Allora, questo è proprio il catalogo della vendita che sono riuscito a ritrovare. 27.500 dollari. Ecco, chi alza la paletta? Interessante. Negli anni 70. Negli anni 70. Tutti e due i volumi, 27.000. Sapete che il comune di Montebrandone aveva saputo tramite degli storici che quei due volumi erano lì a New York e c'erano stati dei contatti. Poi alla fine si era chiesta la sovvenzione statale, insomma per vari motivi non è stato possibile. Allora purtroppo in quel periodo non è stato possibile acquistarli. Ecco, negli anni 70 erano tanti soldi, ecco. Non si era venuto a conoscenza quindi di quest'asta? Sì, si era venuto a conoscenza, c'è scritto anche nel volume dell'Oggi. Quindi si sapeva che questo libraio li aveva presso di sé e li avrebbe venduti. Ok? Sicuramente noi frati eravamo, insomma. Ecco, pensate, adesso esatto, dove è andato a finire, diciamo. Questa è la vecchia raffigurazione della biblioteca antica. Noi siamo andati, io insieme all'ex sindaco Stefano Staccio che mi ha accompagnato in questo viaggio, siamo andati a vedere proprio il luogo della biblioteca a New York. Eccolo qua, giriamo, eccoci, Gotham, sembra Gotham City, non c'è Batman, Ecco, pensate, è stato venduto, sua figlia quando è morto il papà ha continuato un po' l'attività e poi alla fine il palazzo è stato venduto con tutti i libri. E quindi ci trovavamo in difficoltà, dove sono andati a finire questi testi. Eccoci che alla fine li abbiamo ritrovati in un'asta quest'estate e si trovano, da verificare meglio, però in una collezione, ecco, in una società che li ha acquistati.
una fondazione. E per la prima volta vediamo che anche in questi due codici, andiamo avanti ancora, eccoci qua, vedete c'è la classica scritta di Giacomo Della Marca, perché alla fine di un testo lui scriveva quanti soldi aveva pagato quel volume. Este libro, questo libro, Primus, cioè Primo di Plinio, appartiene a Santa Maria delle Grazie, a Monte Brandone, esatto, e li ho pagati ducati aurei 14, cundimilio, 14 e mezzo ducati aurei, cioè era una somma non male, non maluccia. E anche qui c'è la scritta di San Giacomo. Ecco, andiamo avanti. Concludo, c'è la ricerca di questi manoscritti a New York, vicino, a Totowa, vicino a New York, in un distretto. C'è l'unica parrocchia americana dedicata a San Giacomo da Marca. Allora abbiamo potuto donare, grazie anche a Padre Marco, una reliquia del mantello di San Giacomo. Ecco, è bello qui vedere che esiste San Giacomo anche negli Stati Uniti. Ieri l'abbiamo visto perché c'è la chiesa in Brasile e poi c'è una chiesa anche americana. San James of the Marches, ecco il nome. Ecco che andiamo avanti. Ecco, qui c'è il momento ufficiale con il parroco. E vi consegno anche questa cosa. Pensate, il parroco diocesano era un elettricista. E un giorno, quando era più giovane, entra in quella chiesa dedicata a San Giacomo e lui mi ha raccontato, no, ci raccontava lì, ha chiesto proprio, ma signore, ma io che devo fare la mia vita? Gli ha chiesto proprio così, un po' a stile San Francesco. Poi ha sentito la vocazione di entrare in seminario e adesso è parroco proprio di questa parrocchia, pensate che bello. Quindi è diventato il parroco della stessa chiesa dove ha sentito la chiamata. Ieri con Nero, ecco, c'è stata la presentazione della chiesa brasiliana. Quindi San Giacomo si sta espandendo, ecco, piano piano. E questo è stato il momento ufficiale, ecco una foto vicino alla statua, che era arrivata da pochissimo tempo, e in più siamo andati a ricercare un codice alla San Bonaventure University. Quindi i codici di San Giacomo non sono finiti, ma uno si trova alla San Bonaventure, che è vicino, per capirci, le cascate del Niagara. È una università fondata dai frati minori, infatti ci hanno accolto, ci hanno ospitato, eccetera. E vedete che bellissime biblioteche, molto belle. Era anche affascinante far vedere un po' questo viaggio. Il campus è immenso, cioè tu devi andare in macchina, perché se ti dicono vai all'ufficio, devi andare magari per 2 chilometri, quindi sono questi spazi giganteschi americani, bellissimi. Ecco, abbiamo donato un ricordo di una... questo è il codice di, di una vita di San Giacomo, del Petrucci, che da Napoli era sparito, si trovava nella tomba di San Giacomo a Napoli. Poi sparisce, viene trovato a Monaco, viene acquistato nel 1915, eccetera, e alla fine si trova nella provincia americana. Eccoci qua, guardate che bello, ci sono le stimmate e chi c'è qui? C'è San Giacomo con il calice in mano, il sangue. E... ecco, questo è il bibliotecario, questo lo conosciamo forse, il bibliotecario è l'altro. Ecco, quindi abbiamo donato un'immagine di un codice di San Giacomo. Ok. Ecco, per concludere, è stato un viaggio molto bello, interessante, adesso ho fatto un po' la sintesi. Per riallacciarci a quello che dicevamo, no? C'è un gruppo di lavoro dei sermoni quaresimali, insieme a Filippo, Francesco. Abbiamo creato, stiamo creando un'equipe che è in fase di sia allestimento, ma si è consolidata, però si può allargare, di giovani ricercatori, dottorandi che possano studiare i sermoni quaresimali, proprio per raggiungere il 2026. Non è soltanto la canonizzazione di Francesco, il centenario, ma anche il centenario della della morte di Francesco, ma anche il centenario della canonizzazione di San Giacomo. È stato canonizzato nel 1726, quindi sarebbero 350. Praticamente 7, 8, 9, esatto. Quindi pensate, c'è l'anniversario di Giacomo e vorremmo finalmente proporre una traduzione italiana dei suoi sermoni.
Quindi noi manderemo mail, info, eccetera, anche per allargare tutto questo progetto che è stato già avviato a Viterbo, come abbiamo visto nella slide, e poi lo continueremo ogni anno. Ogni mese ci incontriamo per lavorare con gli studenti che stanno lavorando su un sermone a testa, quindi abbiamo già iniziato. Ci vogliono dei fondi, sapete che non è facile, quindi un'impresa grande, come diceva San Francesco, a chi mi darà un mattone farò una preghiera, a chi mi darà due mattoni ne farò due. Quindi anche noi, ecco, chi volesse aiutarci, ecco, faremo tante preghiere. Concludiamo, siamo stati anche in un luogo veramente particolare, questo è il Memorial, sapete dove c'è stato, esatto, alle Torri Gemelle, e ho fatto una foto perché qualcuno ha messo una rosa bianca. Oggi siamo in tempo di guerra, oggi è un tempo faticosissimo, quanta incertezza, ma anche quanta, forse non lo so, quanta paura può venire, no? Da questa situazione che vediamo giorno per giorno. Ecco, la cosa bella, mi è sembrato un segno di speranza, che anche dalle macerie può nascere e rinascere sempre la vita. San Giacomo ha predicato il De Pace, il De Misericordia, proprio per ricordarci se nei nostri cuori sorgono e crescono questi valori, alla fine crescerà anche qualcosa che aiuterà il mondo intero. Perché predicavano? Perché San Giacomo ha predicato? Per diffondere questi valori che valgono sia per i credenti che per i non credenti. Quindi